Salve a tutti, oggi ho ricevuto questo kit di scarpe, anzi di sandali minimalisti dalla compagnia americana Zero Shoes, scritto Xero Shoes, come si vede qua, vediamo. E è un kit di sandali che viene insomma in un formato così standard e poi va ritagliato secondo le proprie esigenze, secondo il proprio piede. Quindi in questo video vi mostrerò come farlo. Il kit comprende dei lacci, di cui voi potete scegliere il colore, sempre comprandolo online, un fermaglio che servirà a far passare i lacci nei buchi, questi buchi, poi ne dovrò fare un altro buco qua, più o meno, e poi questo attrezzo qua, un po'. Di cui non so il nome, ma serve a fare i buchi nella gomma. Quindi iniziamo togliendo questi. Iniziamo con il piede sinistro. Ci sono dei video molto ben spiegati, ma sono in inglese sulla pagina web di xeroshoes.com. Comunque lui suggerisce di fare così, di mettere il piede nel sandalo così, controllare che il tallone sia ben allineato, più o meno, insomma, che ci sia comunque un po' di spazio fra proprio la parte più estrema del tallone e la fine del tallone del sandalo, e poi allineare o la parte interna del piede o quella esterna, dipende dalla forma del vostro piede e da quanto coincide con la forma del sandalo. Nel mio caso dovrei andare un po' troppo su e quindi ritagliare anche il tallone non mi conviene, quindi io preferisco mettere il tallone nella posizione giusta . Avvicinare nella linea interna, lasciando chiaramente un po' di spazio il piede, e poi iniziare a tracciare da qua sopra, iniziare a tracciare la linea su cui poi andrò a ritagliare la forma definitiva del mio sandalo. Quindi andiamo avanti. Qua ho detto che devo lasciare un po' di spazio, e da qua poi inizio tenendo sempre la penna verticale, ciò mi darà quei 3 mm di spazio extra, di modo che non andrò troppo sotto e la suola non mi resterà troppo corta. Quindi continuiamo così. Vado più o meno. Scendo. Ecco. Dunque, non so se vedete la linea, ma più o meno dovrò ritagliare, fare un bel ritaglio qua, andare su e cercare magari di fare delle belle forme, delle forme un po' più lineari qua, così. Così. Poi chiaramente dipende da voi quale estetica volete dare ai vostri sandali, ma io voglio che siano il più possibile fedeli alla forma del mio piede, insomma. Così. Bene, adesso prendo le forbici e ritaglio, e poi vedremo il risultato finale, insomma. Dopo aver provato, come vedete, varie paia di forbici, ho deciso che questa è la migliore, quindi procederò con questa. Allora, non sono le forbici migliori che ho trovato, ma è quello che ho, quindi userò questo.
procedete a tagliare con la base delle forbici a piccoli tagli, così. Se avete delle forbici un po' migliori di queste, meglio, altrimenti insomma fate con quello che avete. Meglio ancora se riuscite a mantenere la forma originale del sandalo. Sì, è meglio ancora, insomma. Perché poi tagliandola così si vedrà un po' in la sezione, no, del taglio. Sto entrando un po' troppo qua. Vediamo di non cappellare. Di uscire un po'. Ecco. E si procede così, piano piano, cercando di andare il più dritti possibile, dove bisogna andare dritti. Io adesso devo seguire questa linea esterna, così. Questo forbici mi tendono a portarmi verso l'interno. Se riusciamo mai a tagliare, a liberarmi di questo eccesso. Continuare così. Spero si veda. Non è affatto facile, sono suole piuttosto grosse, però piano piano, come vedete, cercherò di dargli qua una forma abbastanza carina all'anello dove passerà il filo. Ecco. Dai, non è venuto poi male. Dunque, questa è la forma del mio piede, vediamo un po' adesso, mentre a fuoco. Ma abbastanza preciso, direi, sì, carino. Ora viene la parte del buco infradito, che si fa utilizzando questo attrezzo. Dunque, mettete sotto un pezzo, sotto la suola, un pezzo di legno, altrimenti rovinate la parte tagliente dell'attrezzo, questa parte. E prima di tutto però dovete centrare il piede e, secondo quanto dice il proprietario di Xero Shoes, fare un punto che però sia più vicino a questo dito piuttosto che a questo dito grande, perché il piede tende a scivolare verso l'interno. Quindi se abbiamo un punto di resistenza più vicino a questo piede, eviteremo che il piede appunto faccia questo gioco di scivolamento verso l'interno. Quindi posiziono bene il mio piede, metto una punta giusto lì. Una controllata, forse un po' troppo, dai, qua, dai. Ora prendo un pezzo di legno e facciamo il foro. Eccoci qua, quindi
abbiamo il nostro segno, mi sono dimenticato un martello, ma prendo una pietra. Mettiamo. Fatto? Quasi, dai. Vedete, si apre un po', però non è fatto del tutto, quindi se avete un martello, ma molto molto meglio che una cosa del genere. Ok, adesso è fatto bene, vedete, ha beccato il legno, si è conficcato nel legno. Estraiamo. Come vedete, comunque questa è la prima parte e adesso manca solo mettere i lacci. E per questo si fa un altro video, perché insomma è qualcosa di abbastanza complicato per chi lo fa per la prima volta. Piene zanzare. Ok, ci vediamo al prossimo video.